delle belle parole, non posso che contraccambiare il professor Guariotti, lo conoscete tutti. Il suo bello, secondo me, è proprio, come dire, di vivere la professione e quindi quello che vi racconta è vissuto. Quindi non è solamente teoria, perché comunque la teoria è importante, ma è calata nella realtà, quindi nell'esperienza pratica, vivendolo giorno per giorno e mettendolo in pratica queste cose, come dire, si vivono e sono convinto si illustrano meglio anche agli studenti. Quindi è per voi un privilegio, una fortuna averci, ecco, un professore di così alto livello teorico e che anche questo aspetto pratico. Un amico, ci conosciamo da sempre, è sempre un piacere quando ci incontriamo ed è ormai una tradizione, io vengo chiamato per parlare di questo aspetto delle procedure concorsuali, del diritto concorsuale, che è il sovraindebitamento. Come vedete, ho messo due titoli, il sovraindebitamento nel codice della crisi e dell'insolvenza, con il sottotitolo La disciplina dei soggetti diversi da quelli liquidabili giudizialmente. Come vedremo dopo, nel diritto concorsuale ci sono due mondi, quelli maggiori che sono soggetti alla liquidazione giudiziale e tutto il resto del mondo, che sono quelli appunto del sovraindebitamento di cui parleremo oggi. Allora, io andando avanti alla seconda slide, se ce la facciamo, vediamo se già c'è passo, perché. Allora, un attimo. Vado un po' alla seconda slide, si è proprio fermato, eccolo qua. Allora, qui potete prendere nota. Allora, io mi occupo, sia svolgendo questi incarichi, ma come coordinatore di vari siti e varie pubblicazioni. Questo sito è un sito sul diritto concorsuale, potete appunto prendere nota, è il Libretto Verde. Da cui origina una abbastanza famosa pubblicazione pratica per quelli che si occupano di queste cose, che è il Libretto Verde, che si occupa appunto di fallimenti concordati, eccetera, da un punto di vista strettamente pratico. Forum Procedure, che è un forum di discussione su cui ci sono vari articoli. Se voi andate su internet potete trovare approfondimenti se volete su tutte queste materie. Io del sovraindebitamento me ne occupo fin dal 2012-2013, quando uscì la prima legge, perché appunto ho coordinato un gruppo di lavoro all'interno della nostra fondazione, Fondazione dei Dottori Commercialisti, che ha approfondito questo aspetto, ha costituito dei gruppi di lavoro e da qui appunto sono iniziati gli approfondimenti e gli studi. Proviamo a vedere se si riesce ad andare avanti, provo io. Ecco. Allora, ed entriamo un po' nel vivo. Allora, come dicevo, me ne occupo dal 2012 perché prima del 2012 non si parlava di sovraindebitamento, quindi è un qualcosa di relativamente nuovo, ma fino a questa data il nostro ordinamento si occupava solo della crisi e dell'insolvenza degli imprenditori commerciali, non piccoli. Va bene, quindi tutto il resto non era, come dire, preso in considerazione. Perché non ci si occupava solo degli imprenditori commerciali non piccoli, eh? Poi vedremo un po' meglio. Perché probabilmente tutto il resto del mondo non era interessante, forse si riteneva che i soggetti diversi da questi potevano essere pochi, il problema della loro insolvenza o crisi poteva essere poco rilevante, per cui il sistema giuridico non si occupava di questi soggetti. Io sto parlando di crisi e insolvenza, sono dei concetti che state approfondendo o approfondirete poi la prossima lezione. Come vedete, sono varie sfumature, vari gradi. L'insolvenza è proprio, come dire, la morte, la crisi, la malattia che può portare alla morte, ma anche alla guarigione, quindi può essere anche reversibile. Lo approfondirete perché sono concetti molto importanti. L'insolvenza riguarda entrambi. Crisi, scusate, il sovraindebitamento riguarda entrambi. Crisi
o insolvenza, quindi senza ritorno oppure con possibilità, diciamo, di guarigione. Ecco. Quindi, dicevo, il sistema non si occupava di tutti gli altri soggetti, che erano le piccole imprese e i privati, perché non era sentito a livello sociale. E quindi mancava una legge che regolasse, quindi, l'insolvenza per le persone fisiche, diciamo, in generale per tutti i soggetti non fallibili, non soggetti alla legge fallimentare, ok? Quindi un privato che era in, come dire, in insolvenza, in sovraindebitato, non aveva una legge che gli permetteva di in qualche modo risolvere o trattare la sua situazione. La crisi che c'è stata negli ultimi anni chiaramente ha portato a questa necessità, come dire, sociale, legislativa, di intervenire in questo settore, proprio perché è arrivato sui giornali, nella discussione pubblica, all'opinione pubblica, la questione appunto delle persone fisiche indebitate, dell'usura, la questione dei suicidi, quindi è stato, come dire, preso in considerazione questa problematica. E quindi c'è stato questo intervento. Il problema appunto non è stato più rimandato e quindi timidamente il legislatore italiano è intervenuto. È intervenuto peraltro in ritardo, perché tutti gli altri ordinamenti, escluso pochissimi, già avevano delle leggi che permettevano di trattare e cercare di risolvere l'indebitamento delle persone fisiche. Addirittura gli ordinamenti più avanzati sono quelli anglosassoni, che, come dire, guardano a questi fenomeni con più, come dire, con più freddezza e crudezza, cercando di risolverli praticamente, come dire, hanno addirittura dall'Ottocento delle norme che riguardano il sovraindebitamento delle persone fisiche. Comunque, meglio tardi che mai, nel 2012 arriva questa legge. Dov'è che, come dire, nasce il problema del sovraindebitamento delle persone fisiche, e non solo queste? Nasce guardando e analizzando l'articolo 2740 del Codice Civile. Il secondo comma parla della responsabilità patrimoniale. Sono poche parole, ora le leggo perché sono lapidarie, chiarissime e lapidarie. Debitore, chiunque, qualunque debitore, quindi persone fisiche, persone giuridiche, chiunque, risponde dell'adempimento delle obbligazioni, tradotto in pratica del pagamento dei propri debiti, con tutti i suoi beni presenti e futuri. Allora, qual è qui il problema? Allora, è chiaro, i suoi beni presenti, io ho il debito, pago con quello che è il mio patrimonio. Il problema è il futuro, nel senso che un soggetto sovraindebitato, che ha dei debiti, quindi sovraindebitato vuol dire sopra proprio patrimonio e la propria capacità di onorarli, se non riesce a pagarli, rimane indebitato, come dire, perde tutti i propri beni, perché i creditori colpiscono i beni non ci sono più e rimane il debito. E quindi questi soggetti, qual è l'effetto? Se il debito è maggiore del patrimonio, il debito insoddisfatto permane. Voi sapete che i creditori hanno a disposizione tutta una serie di strumenti messi a disposizione dall'ordinamento, tra cui l'esecuzione individuale, per esempio, che si contrappone, proprio alle procedure concorsuali, dove invece si fa in concorso, per colpire e per soddisfare il proprio bene. Colpendo il bene, se il debito è maggiore, il bene, il patrimonio scompare, rimane solamente il debito. E il debito insoddisfatto, quindi, che sorte ha? Permane. E per quanto permane? In teoria per sempre. Voi sapete che nel diritto c'è il fondamentale principio della prescrizione, ogni diritto si prescrive, però nel diritto civile le obbligazioni, i debiti, possono comunque essere rinnovati, nel senso che normalmente un credito si prescrive in 10 anni, questa è la prescrizione ordinaria, salvo alcuni crediti sono anche più brevi, ma non entriamo in questi concetti.
Però il creditore può, come dire, prorogare il periodo, interrompere la prescrizione, per cui in teoria il soggetto, il debitore, rimane obbligato per sempre, finché praticamente vita natural durante. Quindi perché questo? Perché il creditore appunto attenderà, cercherà di attendere quando il debitore si restituisca un patrimonio, quindi dei beni da colpire nuovamente per soddisfare il proprio credito. E questo, come dire, da una parte garantisce il creditore, certamente, ma dall'altro crea dei grossi problemi per il debitore che appunto non può ripartire, perché se quello, come dire, rimette su un'attività, acquista un qualcosa, anche una semplice autovettura per andare a lavorare, può essere colpito dal creditore. E questo chiaramente è un bel problema, perché se si impedisce la ripartenza, quel soggetto, come dire, è destinato all'emarginazione, un'emarginazione economica, sociale, e per la società, guardando dal punto di vista collettivo, diventerà un peso. Perché la società ha tutto l'interesse che i propri cittadini, come dire, diano il proprio contributo fattivo alla collettività. E il primo, uno dei vari contributi, forse quello più importante, è quello di lavorare, prestare la propria attività lavorativa e quindi pagando, i tributi, partecipare alla spesa pubblica. Un soggetto in queste condizioni sarà invece un peso, sarà qualcuno che dovrà essere, come dire, in qualche modo aiutato dalla collettività. Quindi è un peso, non dà un contributo, ma diventa un peso. O addirittura finisce nella condizione che Ce l'ho anche dopo, esatto, peggio che mai. Quindi è una sorta di morte civile. E chiaramente questo è un qualcosa di negativo. Allora, come si possono risolvere queste situazioni dei sovraindebitati? Allora, se uno ha dei debiti, ecco. Allora, innanzitutto per via delle vie extragiudiziali. Chi ha un debito può proporre al proprio creditore delle transazioni. Transazione significa una riduzione, una remissione. La remissione è qualcosa previsto dal codice civile, che è più in teoria che in pratica. È praticamente l'abbuono di un credito, l'annullamento di un credito, un atto di liberalità. È quello del Padre nostro: rimetti a noi i nostri debiti, ma è una preghiera poi in realtà. Si vede in pratica, ma questo è, come dire, è legato alla volontà del creditore, nel senso che il creditore può dire no, io non ti riduco il debito, non te lo abbuono e quindi tutto permane. Naturalmente lo vediamo in pratica, è ancora più difficile, mano a mano ci sono più creditori, perché se il creditore è uno è più facile interfacciarsi, se sono 10 è già difficile, se sono 100 è praticamente impossibile. E anche per questo c'è il concorso poi, perché è impossibile regolare un'insolvenza con tanti creditori, ma tanti dico basta più di poche unità, ecco. Allora, altra possibilità. I soggetti imprenditori, persone fisiche, hanno un meccanismo di esdebitazione, perché noi parliamo poi dell'esdebitazione, cioè dell'annullamento del debito. Lo hanno previsto dall'attuale legge fallimentare. L'articolo 142 e seguenti prevedono che il soggetto, persona fisica, al termine della procedura fallimentare, permanendo certe condizioni, perché comunque non è sempre automatico, anzi direi abbastanza complesso, comunque c'è la possibilità che al termine, come dire, siano liberati dai debiti, perché come voi avete visto o vedrete, un soggetto che è stato dichiarato fallito persona fisica non si libera dei debiti, perché al termine del fallimento, come dire, si riparte da capo, cioè nel senso che il creditore insoddisfatto continua a poter esercitare a questo punto anche individualmente i propri diritti, mentre il fallimento congela, è concorsuale, dopo si riparte, per cui quello non è liberato. Questo meccanismo lo prevede 142 e seguenti del legge fallimentare. Oltre, naturalmente, ho scritto i CP, concordato preventivo e concordato fallimentare, ma qui siamo in un altro campo, sono dei meccanismi concordatari che portano anche questi alla liberazione del debito residuo.
Qual era naturalmente il limite? Che chi non era soggetto alla legge fallimentare non poteva accedere a questi meccanismi, chiamiamoli così, premiali. Va bene? E quindi chi non poteva fallire rimaneva escluso. Questo tra l'altro a suo tempo aveva aperto un bel dibattito, perché quelli non soggetti alla legge fallimentare in qualche modo erano considerati dei privilegiati, perché non erano colpiti da questa legge, che per certi aspetti era una legge anche, come dire, pesante, con dei riflessi, possibili riflessi penali, eccetera. Però qualcun altro ha detto, attenzione, ma se questo è il negativo, ma c'è anche il positivo di poter accedere a questi meccanismi di esdebitazione, o per esempio al concordato. Chi non era assoggettabile alla legge fallimentare non poteva godere anche degli aspetti positivi, che erano questi appunto, la possibilità dell'esdebitazione. Quindi non era, fino al 2012, non era previsto un meccanismo di esdebitazione per i soggetti non falliti. Quindi, come si è detto prima, chi aveva un debito eccedente il proprio patrimonio se lo teneva, e quindi se non riusciva a trovare un accordo con i propri creditori permaneva sovraindebitato a vita. E quindi, che succedeva? Si vedeva dei fenomeni tutti negativi, perché allora c'è scritto interposizione, nel senso che qualcuno magari esercitava un'attività ma faceva comparire il nonno novantenne, oppure prestanomi, casi che vediamo tutti i giorni, oppure quello trovato per la strada che non c'è nulla da perdere, insomma qualcuno non lui. E questo non è bello, perché uno dei principi fondamentali dell'economia è la trasparenza, cioè si deve vedere chi agisce, non ci si deve nascondere. Lavoro nero, nel senso che alla fine lavoravano senza regolare inquadramento, ma non perché non volevano, perché altrimenti se uno veniva assunto, una parte della retribuzione poteva essere colpita dal creditore. C'è un limite, il quinto, eccetera, però una parte sarebbe stata colpita. Se chiaramente con il lavoro nero non risultava niente, però chiaramente questo è qualcosa di estremamente negativo. Perché oggi, diciamo, il progresso informatico ha reso ancora più immediata, diciamo, l'evidenziazione di possibili redditi, patrimoni colpibili, perché ci sono meccanismi che, in particolare nei confronti degli enti pubblici creditori, quasi automatici. Apri un conto corrente in qualunque banca del territorio italiano, immediatamente, se hai un debito tributario, l'Agenzia delle Entrate lo viene a sapere. Ti vengono trasferite delle quote sociali, immediatamente il notaio fa la segnalazione, il suo codice fiscale. Quindi i creditori, anche quelli non istituzionali, attraverso se hanno a disposizione un provvedimento esecutivo nei confronti del debitore, hanno l'apertura delle cosiddette banche dati, no? E quindi in breve tempo riescono a capire se e dove esiste patrimonio aggredibile. Quindi il lavorare nell'ombra è effettivamente diventato molto molto complicato, anche solo semplicemente avere un conto corrente, oppure intestarsi un bene mobile registrato, qualunque cosa. Sacrosanto, vi immaginate com'è possibile vivere senza avere un qualsiasi rapporto, neppure una carta di credito, un bancomat, niente. Cioè andare per contanti è veramente difficile. C'è più difficile, come diceva il professor Quagliotti, con le modifiche degli ultimi anni il creditore può ottenere, se ha in mano un provvedimento esecutivo, ce l'avrà sicuramente, l'elenco dei conti bancari aperti nel territorio italiano da un soggetto. Cioè, se quel prima era difficile, perché per colpire presso una banca bisognava sapere in quale banca il soggetto aveva il proprio conto corrente, il che non era facile. Ci volevano, come dire, delle attività investigative, ecco. Nel senso, se uno aveva un conto corrente aperto presso la filiale, magari era residente a Firenze e l'aveva aperto a Bologna, era ben difficile che fosse scoperto. Ora invece è molto veloce, esiste una banca dati dei rapporti finanziari al quale i creditori possono attingere. Per cui è veramente molto semplice, basta poi una notifica a quella banca e quei denari depositati sul conto vengono bloccati e poi, con le procedure di legge, poi presi dal creditore. Per cui è di fatto veramente molto difficile.
Tutto questo dava appunto origine, poi alla fine qual era? Lavoro nell'economia sommerso illegale o addirittura l'espatrio, nel senso che questi, alla fine tanti di questi sono dovuti uscire dall'Italia, forse andando in altri paesi lontani, a questo punto in qualche modo il creditore italiano gli era un po' più difficile rintracciarli. Però questo chiaramente sono tutte situazioni negative, ivi compreso l'espatrio, perché magari si perde qualcuno che poteva dare il proprio contributo ancora alla nostra economia, alla nostra società. Quindi motivi per cercare di risolvere il sovraindebitamento ce n'erano, e appunto nel 2012 arriva questa legge. La legge 3/2012, che per la prima volta fu una novità assoluta, è stata una novità assoluta, introduce nell'ordinamento delle procedure di estinzione con il controllo giudiziale, nel senso interviene comunque il tribunale, quindi non è privato, delle obbligazioni dei soggetti non fallibili. Questo si può dire, ecco, la definizione. Una procedura di estinzione con controllo giudiziale delle obbligazioni dei soggetti non fallibili. Allora, io ora farò anche, come dire, vi dirò che cosa succede anche con il codice della crisi, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo 16 maggio 2022. È un qualcosa che ci sta sfuggendo, perché doveva entrare in vigore già dal 15 agosto 2020, poi rinviata al 1 settembre 2021 e ora siamo al 16 marzo 2022. Ho letto stamattina la commissione Pagni della Micaelaria, è stata prorogata ulteriormente, per cui ci attenderemo, mi immagino, ulteriori forse proroghe o comunque modifiche. Perché nel frattempo il codice della crisi, come dire, c'è stata la pandemia, ci sono state delle direttive europee che hanno modificato un po' la situazione, per cui è un qualcosa un po' in itinere. Però sul sovraindebitamento certi principi sono stabilizzati, per cui se ne può tranquillamente parlare. E in parte, devo dire, sono state già portate nella legge 3/2012, perché chiaramente questa proroga del codice della crisi, da una parte, è stato auspicato soprattutto per la questione dell'allerta, insomma è un discorso un po' complesso, ma alcuni principi molto importanti sono stati anticipati con dei provvedimenti e già inseriti nella legge fallimentare vigente e anche nella legge 3. Va bene, per cui io parlerò del codice della crisi, ma parecchie di queste modifiche sono già in vigore in realtà, perché sono state portate nella legge 3, va bene? Allora, con il codice della crisi e dell'insolvenza le novità saranno che, come dire, si riporta in un testo unico tutte queste disposizioni. A chi si occupa di questi aspetti sa benissimo che gli piacciono molto i testi unici, perché con i testi unici si possono dare delle disposizioni comuni, dei principi generali, invece quando le norme sono tra di loro non coordinate è più difficile l'interpretazione e poi l'applicazione. Il problema con il sovraindebitamento è i rapporti, per esempio, alla legge fallimentare, perché è un'altra legge, sono leggi speciali. Si possono portare nel sovraindebitamento dei principi che vengono dal diritto concorsuale? E qualcuno dice sì, qualcuno dice no, con attenzione, perché comunque quando sono leggi speciali l'analogia, come dire, si applica male, parecchio male, direi non si applica. Ecco, voglio andare. Però chiaramente quando i principi poi sono molto simili si cerca sempre di fare degli sforzi e i giudici, devo dire, l'hanno anche fatto. Comunque, con il codice della crisi a questo punto il testo è un testo unico e quindi a questo punto ci renderebbe la vita più facile. E questo codice della crisi, come dire, regola la crisi e l'insolvenza di tutti, nessuno escluso. Quindi non c'è come ora legge fallimentare, soggetti fallibili, sovraindebitamento, soggetti non fallibili, tutto insieme, tutto. E con il codice della crisi si introducono delle notevoli delle significative novità, e anche l'esdebitazione si estende a tutti i soggetti. Questo lo vedremo meglio dopo. Allora,
Allora, il codice della crisi, ma insomma anche la legge 3, traccia una netta separazione tra quelli che sono i soggetti, perdonatemi il bisticcio, soggetti alla liquidazione giudiziale, quindi l'attuale fallimento, soggetti fallibili, che sarebbero gli imprenditori commerciali di una certa dimensione, e tutti gli altri soggetti, che rientrano quindi nella nozione di sovraindebitamento. Quindi c'è questa demarcazione. Allora, qui è molto importante, e il professore vi ci terrà, sono convinto, diverso tempo, sull'articolo 2, che sono le definizioni del codice della crisi. Un'altra cosa molto bella del codice della crisi è appunto le definizioni. L'articolo 2, che dovrete impararlo molto bene, dà proprio le definizioni di tutta una serie di concetti. E nell'articolo 2 troviamo quelle che sono le condizioni soggettive ed oggettive per accedere al sovraindebitamento. Voi sapete che quando ci troviamo davanti all'applicazione di certi principi dobbiamo vedere le condizioni soggettive, cioè chi sono i soggetti, e le condizioni oggettive. Quando ci sono queste due condizioni si può accedere, o vediamo quali sono. Allora, nella lettera C c'è la definizione del sovraindebitamento. Che cos'è il sovraindebitamento? Allora, lo stato di crisi o di insolvenza, e ci rimanda alla lettera E e B, che sono quelli fondamentali da imparare, devo dire quasi a memoria. Imparatelo a memoria perché sono le definizioni, le condizioni oggettive. Non l'approfondisco, ho detto qualche parola prima, ma lo vedrete in maniera approfondita più avanti. Di chi? Quindi quella è la condizione oggettiva, stato di crisi o di insolvenza? Del consumatore, e rimanda alla lettera E per dire chi è il consumatore, professionista. Il professionista non è un imprenditore commerciale, è una figura a sé stante, attenzione. Imprenditore minore, vedremo dopo chi è, la lettera D. L'imprenditore agricolo, perché ricordate che stiamo parlando di imprenditori commerciali. L'imprenditore agricolo è un'altra cosa. Quando fu fatta la legge fallimentare ci fu la lunga discussione se inserirli o non inserirli o meno. Diciamo, fu un qualcosa allora pensato come a favore, escludere la legge fallimentare, perché c'era il rischio anche della stagionalità. Insomma, vi tralascio tutti i motivi che ben tantissimi anni fa hanno portato all'esclusione. Però anche gli imprenditori agricoli poi hanno detto: però noi non si può accedere per esempio al concordato, perché chi non è fallibile, come dicevo prima, non può avere gli effetti positivi della legge fallimentare. Con il sovraindebitamento, gli imprenditori agricoli, tutti, indipendentemente dalla dimensione, entrano. Poi le start-up innovative sono delle società particolari previste da una legge anche qui del 2012, e anche questo è un meccanismo agevolativo. Le start-up innovative hanno alcune caratteristiche e gli è stata data questa, tra virgolette, agevolazione che devo dire, allora innanzitutto ce n'è già qualcuna in crisi. Dall'OGC me ne hanno data una troppo innovativa, sì. Troppo avanti. Tendenzialmente la grande agevolazione è che nel sovraindebitamento non ci sono le conseguenze penali. Perché, come voi sapete o saprete, l'assoggettamento alla legge fallimentare è il presupposto per i reati fallimentari, per la bancarotta. È l'imprenditore fallito che può essere. Che non è fallito non può essere, come dire, colpito, imputato di bancarotta. È il presupposto, tanto che spesso vediamo in tribunale che è il PM, la procura, il procuratore che chiede il fallimento per poter agire poi per bancarotta. Quindi il soggetto non fallito e non fallibile non sarà mai colpito dal reato di bancarotta. E guardate, sono dei reati molto pesanti, da 3 a 10 anni di reclusione, quindi sono reati molto importanti. Quindi questa è tendenzialmente l'agevolazione forse più per l'aspetto penale, cioè gli si abbuona gli aspetti penali dei reati fallimentari, attenzione, perché poi i reati anche economici ce ne sono tantissimi, quindi non è come dire, una salvaguardia, non è carta bianca, non è la licenza di uccidere. Ecco. E dice sempre la lettera C, andiamo, ogni altro debitore non assoggettare alla liquidazione giudiziale. Quindi
l'attuale fallimento, alla liquidazione coatta amministrativa, che come sapete o saprete, diciamo, è quella delle cooperative, diciamo, degli enti o comunque gli enti pubblici assicurazioni, sono dei soggetti particolari, o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e legge speciale, l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese, insomma, altre procedure concorsuali. Questa, devo dire, è una normativa di chiusura, perché già con quelle sopra tendenzialmente non rimaneva fuori quasi niente, ma ci piace. Ecco, le norme di chiusura ci piacciono, sono quelle residuali. Comunque, dice, tutte quelle non sono di qua, si ribeccano di qua. E quindi riflettiamo un istante. È un universo molto ampio, perché c'entrano tantissimi soggetti qui. Anche voi. Colpo di scena, nel senso, mentre stiamo qui a parlare degli imprenditori, di fallimento, e noi ci interessa. È un imprenditore. Consumatore finale. Tutti noi siamo consumatori. Abbiamo fatto colazione stamattina, abbiamo consumato tutti noi. Dicevo, mentre gli imprenditori commerciali, fallibili, nessuno di noi penso è. Quindi non ci interessa, si studia. Interessa qualcun altro. Questo interessa a tutti noi. Quindi il requisito soggettivo ce l'abbiamo tutti. Spero nessuno quell'oggettivo, cioè lo stato di crisi o di insolvenza. Però quello soggettivo. Quindi è molto, molto interessante. E dico sempre, come dire, può essere utile studiarlo, perché magari, come dire, ci può essere qualche amico anche conoscente poi in futuro che può aver bisogno di questo. Mentre magari un imprenditore o qualcosa. Questo lo puoi saltare. L'impresa minore la puoi saltare perché la lezione è intera. Perfetto, ottimo. Ritorno un istante prima, dicevo, quindi un universo molto ampio. Teniamo presente che i soggetti fallibili, quanto potranno essere in Italia? Qualche centinaio di migliaia? Sì, cioè gli imprenditori non piccoli. E qui siamo milioni. Cioè, tutti i residenti in Italia maggiorenni. Quindi 45 milioni, non so, quindi veramente tutti, quindi un universo molto ampio. Quindi questo infatti ha portato, come dire, una grande attenzione su questa legge, proprio perché c'è tanti soggetti che sono potenzialmente coinvolti. Allora, l'impresa minore, abbiamo visto che quella maggiore è fallibile, questa è la soglia, comunemente si parla di imprese sopra o sotto soglia, chi è sopra soglia va nella legge fallimentare, quindi chi è sotto soglia invece entra nel sovraindebitamento. Consumatore, chi è il consumatore? Ecco, allora, innanzitutto la persona fisica, quindi non le persone giuridiche negli enti, quindi persona fisica, che agisce per scopi e standard attività imprenditoriale, commerciale, artigiano, professionale eventualmente svolta. Quindi, allora, ci vuole persona fisica che agisce, perché la persona fisica può essere anche imprenditore, può essere professionista, può essere artigiano, anche se poi artigiano alla fine rientra magari nel commerciale. Comunque, diciamo, può anche essere un imprenditore. Quando non è, quando agisce per questi scopi, non di imprenditore né professionista, che peraltro li può svolgere, però per i debiti che gli nascono come consumatore, non dall'attività, per esempio, professionale. Quindi io, professionista, sono anche consumatore, sono consumatore e mi rientra nella nozione di consumatore i debiti che io ho assunto come consumatore. Quindi se io, per esempio, i debiti per lo studio come professionista, mi serve per l'attività, quelli non ci rientrano nella nozione di consumatore. Anche se il soggetto è socio di una delle società di persone. Ecco, per i debiti stare quelli sociali, perché qui è un altro concetto, lo vedrete. I soci limitatamente responsabili delle società di persone sono soggetti fallibili, o comunque assoggettati alla liquidazione concorsuale, però è una cosa un po' particolare, perché essendo illimitatamente responsabili rispondono del loro patrimonio, e quindi si dice un po' è un fallimento strumentale, diciamo. Il fallimento fallisce la società e fallisce anche il socio illimitatamente responsabile per potergli colpire il proprio patrimonio.
quindi si dice è un fallimento, come dire, un po' strumentale, però come dire, necessario per poterli colpire questi beni. Ma anche questi soggetti rientrano nella relazione di consumatore, anche se pur soci, però per i debiti estranei e quelli sociali. Quindi non ci rientrano i debiti che vengono dalla società. Ok? Quindi, ripeto, tutti praticamente, cioè ogni persona fisica è consumatore, per definizione. Dovremmo non mangiare, non vivere per non essere consumatori. Poi c'è chi consuma di più, chi consuma di meno, però insomma, siamo tutti consumatori. Allora, altro concetto che troverete è l'OCC, che sono gli organismi di composizione della crisi, e sono degli organismi, diciamo, degli enti, che sono al di fuori del tribunale, costituiti dagli ordini o camere di commercio o anche in casi particolari privati, che in qualche modo, come dire, aiutano i sovraindebitati, fanno funzioni molteplici per l'accesso alla procedura. Allora, negli ultimi anni abbiamo visto, piccolo inciso, come dire, il pubblico è molto in difficoltà, anche i tribunali, per cui c'è una tendenza in qualche modo a delegare, ecco, di privatizzare, diciamo così, una parte di procedure. Nel civile abbiamo visto la mediazione, cercare di deflazionare le cose, questo è dare, come dire, a questi enti, comunque soggetti a un controllo ministeriale, quindi tutta una serie di controlli, come dire, certe funzioni che altrimenti sarebbero andate al tribunale, ma si sono accorti che il tribunale, con le forze sempre più scarse, ahimè, che hanno visto lo stato delle finanze pubbliche, era ben difficile potesse reggere un impatto enorme, poteva venire dal sovraindebitamento, perché qui si ha milioni, cioè, i famosi milioni, per cui hanno un po' pensato di creare questi organismi di composizione della crisi. Allora, se noi appunto prendiamo in esame l'articolo 65 del codice della crisi, allora qui abbiamo fino alle 10, perfetto, magari finisco qualche minuto prima se c'è qualche domanda, perché penso qualcosa possa stimolare. Allora, l'articolo 65 del codice della crisi appunto definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento. Allora, e ci dice al comma 1 che i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera C, che sarebbero appunto quelli che hanno la condizione soggettiva, quindi tutti quelli non fallibili, tanto per essere molto sintetici, possono proporre delle soluzioni secondo due modalità praticamente. Allora, secondo le norme del presente capo, che sarebbero le procedure di composizione della crisi, che sarebbero meccanismi concordatari in qualche modo, e lo vedremo dopo. Oppure, quindi rientriamo nell'ambito del concordato, il capo in cui è presente l'articolo 65 parla dei meccanismi concordatari, quindi concordato vuol dire fare una proposta, quindi ci vuole un accordo, eccetera. Oppure andiamo nel titolo quinto. Il titolo quinto invece ci sono le procedure di liquidazione, che sarebbe quello dell'ex fallimento, che si chiama liquidazione giudiziale, e che quindi in cui non c'è nessuna proposta, nel senso il sovraindebitato non propone nulla, mette a disposizione il proprio patrimonio, naturalmente sempre con l'obiettivo finale dell'esdebitazione. Quindi tutta la normativa viene inserita nel codice della crisi dell'insolvenza, come si diceva appunto, e andando un po' a approfondire tra gli strumenti di regolazione della crisi, siamo nel capo 2 titolo 4, va bene? E ci sono due procedure. Ora vedremo che il sovraindebitamento ha quattro tipi di procedure, le vedremo tutti, quindi ricordatevi schematicamente questo, quattro procedure. Le prime due sono concordatarie, cioè c'è una proposta. Innanzitutto, ecco, l'altra cosa importante, è su istanza del debitore, cioè il debitore che sceglie di fare la proposta, sceglie di fare questo passo, sceglie di cercare di risolvere il sovraindebitamento, solo lui, è volontario.
Le due sono la ristrutturazione dei debiti del consumatore, che è riservato proprio per il consumatore. Il consumatore ha una propria procedura, che è quella, ristrutturazione dei debiti del consumatore. E l'altra è il concordato minore. E il concordato minore, già lo dice il nome stesso, perché c'è un concordato maggiore. Perché questo è molto utile, si è andato a finire proprio nella sezione del concordato, e ci aiuta tantissimo, perché, come dire, ci sono dei rimandi al maggiore, e comunque quando magari il legislatore certi principi e certe regole non l'ha dette, siamo all'interno dello stesso capo, per cui certamente vale l'analogia, e come, anzi, è scontato, siamo all'interno dello stesso testo, quindi per quello dicevo ci aiuta tantissimo nell'interpretazione e nell'applicazione. Quindi concordato minore è, fra virgolette, una specie di concordato maggiore molto semplificato, visto che i soggetti tendenzialmente sono più piccoli, il che fino a un certo punto, perché come ho detto prima, ci possono essere le imprese minori, chiaramente sono piccole per definizione, ma ci possono essere, per esempio, start-up innovative, potrebbero, c'è un limite dimensionale, ma non solo le imprese agricole. Io ho visto dei casi con fatturati di decine di milioni di euro, quindi possono essere soggetti anche molto, molto, molto grandi. Però effettivamente la normativa, come dire, è ben strutturata e dà tutti gli strumenti per cercare appunto di risolvere la situazione di crisi di queste società. Concordato minore. Poi abbiamo si chiama liquidazione controllata del sovraindebitato, che è un particolare tipo di liquidazione giudiziale, cioè anche questa è una specie di, la potevamo chiamare liquidazione giudiziale minore volendo, è un fallimento minore, va bene, già con la legge fallimentare qualcuno chiamava già fallimenti minori, fallimenti del privato, va bene, anche se poi la parola con il codice della crisi sarà, come dire, mandata nel dimenticatoio per i suoi connotati dispregiativi e col tempo assunto, ma tendenzialmente liquidazione giudiziale vedrete che i principi sono quelli della legge fallimentare, ecco, quindi, anzi io l'ho analizzata abbastanza approfonditamente, non ci sono grandi rivoluzioni, ecco, per niente. In altri campi del diritto concorsuale ci sono neanche grossi, qui sono, sì, diciamo, si porta nel codice della crisi alcune riflessioni giustamente, ma insomma non ci sono grandi riflessioni, anzi secondo me ci sono dei peggioramenti sul programma di liquidazione che ridà il potere ai giudici, non mi è piaciuto per nulla, insomma, piccolo inciso tra studiosi. Allora, quindi abbiamo detto liquidazione controllata del sovraindebitato, che è all'interno del titolo quinto, che è la liquidazione appunto giudiziale. Sono tantissimi articoli, da 268 a 277, proprio perché, come già ora, la legge fallimentare ci sono regolata da tantissimi articoli. La legge fallimentare, devo dire, è una legge comunque collaudata, cioè che viene dal 1942, a sua volta non nasce lì, ma nasce il codice di commercio, eccetera, aspetta, ancora prima, si va all'800, ma alla fine ancora prima. Per cui, come dire, tutta una serie di principi sono ben collaudati e quindi ci sono tanti articoli, quindi non è una legge abbastanza, non dico complessa, ma insomma, ma articolata per trattare proprio tutte le varie particolarità. E tra queste appunto questa liquidazione controllata del sovraindebitato. Poi si parla sempre nel codice della crisi dell'esdebitazione. Allora, nel codice della crisi troverete l'esdebitazione che riguarda tutti i soggetti del codice della crisi, non solamente quelli del sovraindebitamento, perché giustamente hanno fatto un principio generale, perché quindi l'esdebitazione riguarda tutti, tendenzialmente, come dire, le persone fisiche ancora di più, e quelle del sovraindebitamento, c'è un universo molto più complesso, però riguarda tutti, quindi non è quella sezione del codice della crisi non è ad hoc per il sovraindebitamento, ma è generale, e naturalmente però ci sono le parti che riguardano il sovraindebitamento. Poi, e qui diciamo, sono, abbiamo visto prima, ci sono tre procedure, chiamiamole così, ne arriva un'altra, perché anche questa, come dire, è una nuova,
che è l'esdebitazione del sovraindebitato che non ha patrimonio, cioè l'esdebitazione del debitore incapiente. Questo perché chiaramente dal 2012 in poi ci siamo accorti che le procedure di sovraindebitamento comunque presuppongono qualcosa da dare. Mi spiego meglio. Allora, le procedure concordatarie, per definizione, dobbiamo fare una proposta, qualcosa ci deve essere. Non possiamo proporre, cari creditori, non ho niente, non è questa la proposta. Perché poi i creditori tendenzialmente devono votare, per cui se non gli si dà niente non c'è la proposta. Quindi quelle concordatarie ancora di più, ma anche le altre, che è l'attuale liquidazione del patrimonio, come dice il nome stesso, presuppone un patrimonio. Presuppone perlomeno di avere delle somme tali da pagare la procedura e da farci rimanere qualcosa per i creditori. Per cui è venuto fuori il problema, subito, dei soggetti invece non avevano niente. E chi sono tipicamente i soggetti che non hanno niente? Quelli che sono stati già colpiti da procedure esecutive, cioè che avevano dei debiti, hanno perso tutto il patrimonio e è rimasto il debito. Vi dico ancora di più praticamente quando si vede a questi soggetti. Soggetti fideiussori di società fallite, per esempio. Caso classico. Il socio, magari immediatamente responsabile, oppure magari il parente, padre, fratello, mamma, zia, che hanno dato la fideiussione a favore di una società per fargli ottenere, la fideiussione, sapete, è una garanzia personale, a garanzia di un prestito tipicamente bancario. La banca ha dato delle somme alla società, se la società fallisce ben difficilmente sarà in grado di pagare questo debito. Il creditore, magari la banca, chiaramente chiede i denari al fideiussore. Il debitore principale è fallito, molto probabilmente non pagherà. La banca non deve neanche attendere che arrivare in fondo, perché generalmente le condizioni sono a prima richiesta, per cui se alla prima richiesta al debitore principale quello non paga il debito subito, il creditore va a chiederlo al debitore, per cui di questi casi se ne vede tantissimi, è una cosa frequentissima. Quindi il soggetto magari aveva una casa o un'abitazione o qualcos'altro, è già stato venduto tutto, ha solo debiti. Questi non potevano, e che tra l'altro erano proprio soggetti, come dire, più interessati e più, come dire, quelli di cui si diceva prima, cioè quelli proprio che più necessitavano di uscire da queste soluzioni, queste situazioni, non avevano uno strumento. Perché se non trovavano qualcuno che l'aiutava con la famosa finanza esterna, che risolve tanti casi, quindi qualcuno parente che l'aiutava con delle somme, non riuscivano a fare niente. Con il codice della crisi chiaramente si è visto il problema e si è cercato di risolverlo. Questo è stato introdotto anche nell'attuale legge, pari pari questo, quindi il codice della crisi non è in vigore, ma questo articolo è stato innestato nell'attuale legge, quindi è già in vigore, proprio perché è un caso molto frequente. Allora, vediamo, approfondiamo un po' questi istituti, va bene? Allora, il consumatore allora, ha, diciamo, davanti due strade. Allora, innanzitutto questo, cioè di proporre la ristrutturazione. Questo è un concordato del consumatore, va bene? Quando lo farà? Quando avrà qualcosa da offrire, va bene? Perché consumatore sovraindebitato con l'ausilio dell'OCC, con l'aiuto dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti, che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti in qualsiasi forma. Allora, riflettiamo un istante. Innanzitutto è una proposta di un piano di ristrutturazione, quindi bisogna proporre qualcosa, bisogna avere qualcosa in mano da proporre. Il consumatore che non ha niente o che non riesce a fare una proposta, quindi non ha cifre sufficienti, perlomeno per fare una proposta ai creditori chirografari, perché qualcuno bisogna... La proposta va fatta a tutti i creditori.
Poi, come sapete, i creditori non sono tutti uguali. C'è un ordine previsto dal codice civile che all'interno delle procedure concorsuali bisogna rispettare in sede di pagamento. Ci sono i privilegiati, grandi categorie, all'interno dei privilegiati ci sono varie categorie, poi ci sono i chirografari, sono quelli che non hanno nessuna garanzia, sono gli ultimi tendenzialmente. Quando facciamo una proposta, dobbiamo fare una proposta per tutti, vi compresi per gli ultimi. Quindi può succedere che magari c'è un patrimonio, ma non è sufficiente per arrivare a pagare magari i chirografari. Quindi il consumatore che ha comunque a disposizione un patrimonio tale da potergli permettere di redigere questo piano, un piano, può proporre, fare questa proposta ai propri creditori. Piano di ristrutturazione. Ristrutturazione, lo affronterete con il professor Quagliotti, è un concetto molto ampio, vuol dire tante cose, vuol dire riduzione, vuol dire anche dilazione, che ristrutturazione vuol dire cambiare la struttura, quindi vuol dire cambiare importi differenti o anche tempi differenti, oppure anche tempi e importi, quindi dipende un po', perché dice la legge a contenuto libero. Qui siamo un po', come dire, liberi di fare la proposta municipale, purché nel rispetto dei principi generali della legge, naturalmente. Allora, tutto questo, qual è il bello? Ha due cose molto belle. Innanzitutto che non è prevista la votazione dei creditori. Perché? Qui praticamente, se ci sono tutta una serie di condizioni, tendenzialmente i creditori non votano perché comunque è la migliore proposta che loro possano avere per risolvere, cioè per essere soddisfatti. Nel senso, tutto il patrimonio è a disposizione, c'è la proposta, quindi te creditore non mi puoi dire di no se io ti do tutto e la mia proposta soddisfa i principi generali di diritto, quindi rispetto le prelazioni, eccetera. Però, quindi, questo è bellissimo perché, come dire, è un qualcosa che tra l'altro all'inizio ci colpì molto perché noi concordato senza voto non l'avevamo mai visto. Mi ricordo la prima volta che lessi la legge e dissi, ma mi è sfuggito qualcosa, ripartiamo dall'inizio, mi è sfuggito. Poi in effetti è vero, nel senso, è la maggiore, viene già controllato dall'OCC, c'è un controllo anche del giudice, per cui se c'è tutto questo, e poi altre condizioni lo vedremo, non si vota, perché già è il massimo ottenibile. Però chiaramente in tutti questi casi qui, come pure per l'esdebitazione, per l'accesso e per l'omologa sarebbe l'approvazione di legittimità del giudice. Il giudice di lavoro controlla che un qualcosa sia conforme alle leggi, quindi è il timbrone che emerge il giudice e dice va bene, però, come dire, ci vuole comunque una meritevolezza, per cui ci vuole l'assenza di colpa grave, malafede o frode, nel senso che se questo consumatore ha magari 3 mesi prima donato tutto il proprio patrimonio, per esempio, oppure l'ha in qualche modo fatto sparire in maniera non regolare, quindi è in malafede o c'è una frode ai creditori, oppure c'è una colpa grave, ha comunque fatto qualcosa di non scusabile, ora senza entrare nei concetti di colpa lieve, colpa grave, eccetera. Allora a questo punto non è meritevole, ci vuole una certa meritevolezza, perché comunque l'esdebitazione il sistema giuridico la dà, ma vuole, come dire, che non ci sia una scorrettezza. Quindi assenza di colpa grave, mala fede o frode, senza entrare ora nella quindi queste definizioni. Quindi se c'è tutto questo, il giudice omologa. Non c'è un giudizio di convenienza economica, nel senso che non c'è il voto. La convenienza economica è sempre rimesso, lo vedete nel concordato maggiore, ai creditori. Si fa una proposta e quello dice, ma per me mi sta bene, non mi sta bene, non mi sembra una buona proposta, voto sì, no, non deve neanche tra l'altro motivarlo il creditore. Qui non c'è un giudizio di convenienza economica, avviene solamente nel caso di contestazioni, perché i creditori possono comunque contestare quando c'è un giudice. C'è sempre il principio generale che si può comunque fare una contestazione, però praticamente il giudice comunque, come dice, si chiama, lo vedete poi, il cramdown, cioè valuta se questa è comunque la migliore proposta possibile anche rispetto a quel creditore.
se il creditore contesta, ma comunque il giudice dice per te comunque è il massimo ottenibile, lo devi, come dire, come andavo a dire, ingoiare a forza e la devi digerire lo stesso. Per cui tendenzialmente i creditori hanno pochi meccanismi per opporsi, salvo evidenziare violazioni di legge o qualcosa che è sfuggito, ecco, che non torna nella proposta, ma non tanto sulla loro convenienza, perché poi interviene il giudice e quindi c'è questo meccanismo. Questo c'è anche nel concordato maggiore, sorvolo, lo vedrete, e quindi si arriva all'omologazione. Il bello dell'omologazione, perché quindi è molto appetibile la ristrutturazione dei debiti del consumatore, perché non c'è votazione e perché con l'omologa c'è subito l'esdebitazione. Quindi in quel momento lì, che avviene nel giro di qualche mese, quindi normalmente il debitore si trova liberato dai propri debiti. Allora, vediamo il concordato minore. Allora, anche qui sono quelli in stato di sovraindebitamento. Qui, escluso il consumatore, il concordato, mentre attualmente l'accordo del debitore è previsto anche per il consumatore, invece nel codice della crisi hanno fatto una distinzione. Il consumatore può andare solo di là, questo è solo per tutti, escluso i consumatori. E il meccanismo è simile a quello del concordato maggiore. Possono formulare una proposta. Però anche qui, attenzione, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale. Come vedrete, l'avete già visto, insomma, se lo vedrete comunque nel concordato maggiore, tendenzialmente è previsto per la continuità. Cioè, quando consente, lo dice, di proseguire l'attività imprenditoriale professionale. Cioè, è stato fatto negli ultimi anni una lunga riflessione, iniziata ormai da sulla continuità, un concetto prima era del tutto assente nella legge fallimentare, perché tendenzialmente si tendeva, lo scopo principale è quello di tutelare i creditori, più che altro. Poi si è innescato anche altre esigenze, sono quelle di cercare di salvaguardare le attività meritevoli, chiaramente, di andare avanti, e quindi si è cercato di trovare dei meccanismi per favorire la continuità, cioè la continuazione dell'attività economica sotto varie forme. E nei concordati, come pure nel concordato minore, si può fare solamente quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale e anche professionale. Quindi, che questo è completamente nuovo, il concordato per il professionista è qualcosa di tutto sconosciuto. Ora, nell'attuale legge sul sovraindebitamento eravamo arrivati alla conclusione che è questa, anche i professionisti lo potevano fare, ora lo dice espressamente. Quindi uno continua a lavorare, ma questo perché è utile la continuità? Per due motivi. Innanzitutto perché se c'è un'attività degna di essere proseguita, è bene che prosegua nell'interesse collettivo, ma anche nell'interesse dei creditori, perché attenzione, è anche dalla continuazione dell'attività che ci sa che abbiamo i proventi per pagare i debiti vecchi. Quindi questo è utile a tutti. Quindi, concordato minore, tutti escluso il consumatore, condizione che ci sia la possibilità della continuazione, proseguire attività imprenditoriale. Se non c'è questa possibilità, e allora andiamo nel liquidatore, anche qui sono dei meccanismi simili, lo vedrete nel concordato maggiore, solo se ci sono risorse esterne, cioè qualcuno deve mettere dei denari, a questo punto andiamo sul liquidatore, le attività si fermano e praticamente si aliena, si vende tutto. Tendenzialmente, come dire, la legge vuole solamente la continuità, il primo comma, il secondo è residuale, perché risorse esterne vuol dire che qualcuno ci deve mettere dei denari, a questo punto è meglio fare la liquidazione, l'altra procedura che vedremo dopo. Quindi queste sono le due. E anche questo, comma 3, il contenuto è libero, la proposta, diciamo, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei creditori attraverso qualsiasi forma. La suddivisione dei creditori in classe, lo vedrete poi per il concordato maggiore sul volo. Ecco. Allora. Quindi, come dicevo prima, è preclusa ai consumatori. I consumatori non lo possono fare, quindi hanno a disposizione solo la ristrutturazione dei debiti del consumatore, quello visto prima, oppure, lo vedremo dopo, la liquidazione controllata.
come dicevo prima, l'ipotesi di continuità. Amen. Quindi, quali sono i soggetti che possono adire al concordato minore? Quindi, abbiamo detto i professionisti, che questo professionisti purtroppo con la crisi negli ultimi anni ne vediamo, colleghi, soprattutto nelle professioni tecniche, architetti, geometri, c'è stato insomma il settore, la crisi del settore immobiliare, li abbiamo visti non pochi. Con, per certi aspetti, anche una grande meraviglia e anche dispiacere, perché effettivamente un po' i professionisti nell'immagine collettiva erano un po' quelli che tendenzialmente guadagnavano bene, ecco, purtroppo non è così. Quindi professionisti, le imprese minori, le famose imprese sotto soglia, le imprese agricole di qualsiasi dimensione, le start-up, e anche qui, come abbiamo visto, tutto il resto del mondo esclusi i consumatori. Quindi il concordato minore anche qui è molto, molto interessante. Qui ecco l'unica preclusione, anche qui ci vuole la meritevolezza in qualche modo, però qui, come dire, abbastanza blanda, non ci devono essere atti in frode. Allora, velocemente sugli atti in frode. Allora, qui quando si parla da un punto di vista civile di atti in frode, perché atti in frode suona male, uno pensa a qualcosa anche che ha rilevanza penale. No, qui si sta parlando di atti in frode a creditori. Atti in frode a creditori vuol dire anche semplicemente fare 6 mesi prima una donazione ai figli del patrimonio, che è del tutto legittima. Se io ho un immobile o dei figli faccio una donazione, anzi può essere una cosa apprezzabile. Però se io ho un debito, quello è configurato dal sistema come atto in frode ai creditori, debito preesistente. Quindi mi sto spogliando di un patrimonio e sto diminuendo la mia garanzia senza corrispettivo, perché se io sto regalando non ho un corrispettivo. E questi vengono quindi configurati come atto in frode. Quindi è un concetto, questo è civile, quindi intendiamoci bene, perché a volte atto in frode, quando vediamo qualcuno che viene, analizziamo la situazione, dice ma le atti in frode, quello di, mi sembra quasi offeso della parola, gli si spiega che cosa significa, non è un qualcosa, non è penale e non c'è un disvalore in questa parola, è un atto in frode a creditore. Qui la votazione, 50% dei crediti praticamente, anche qui c'è con il favorevolissimo meccanismo del silenzio assenso, un meccanismo che non dice nulla, si ritiene favorevole e quindi nella pratica sappiamo che spesso non rispondono, motivi per cui non rispondono non si sa, forse perché spesso non capiscono neanche cosa gli si sta domandando e quindi questo è molto agevole. Qui com'è che va avanti? Il giudice controlla l'ammissibilità giuridica, se tutta la procedura è conforme alla legge, controlla anche la fattibilità economica, e qui si entra in un altro discorso un po' più lungo, diciamo, del piano, e se non ci sono contestazioni omologa. Con l'omologa c'è l'esdebitazione, che qui quindi scompare subito il tema. Anche qui c'è la possibilità di contestare, se abbiamo già visto, eccetera. Andiamo avanti. Allora, andiamo sulla liquidazione controllata del sovraindebitato. Questo sarebbe una specie di fallimento del sovraindebitato e quella, diciamo, residuale. Allora, qui la grande novità del codice della crisi, che attualmente non c'è, che ci sarà e che sta facendo molto discutere, è che mentre le altre sono su domanda del debitore, il debitore che le chiede, qui invece può essere richiesta anche dal creditore, come nel fallimento. Voi sapete, nel fallimento può essere chiesto sia dal debitore in proprio, ma anche dal creditore, da un qualsiasi creditore, o anche da, se è impresa, dal pubblico ministero. Il pubblico ministero è quello che esercita l'azione penale e quindi, nell'interesse collettivo, può chiedere la liquidazione del sovraindebitato. Coattiva, e questo ha fatto molto discutere, perché potrebbe, ora stanno cercando di mettere un po' di qualche paletta e qualche... Perché questo può essere anche strumentale, nel senso che se io ti voglio male, ti fa un'istanza di liquidazione e perlomeno ti ritrovi in tribunale e dovresti difendere. Perché nel senso tutti possono fare un'istanza contro qualcun altro e quello si deve difendere, questo è un principio generale di diritto. Poi se è infondato non succede nulla, però insomma uno deve costituirsi, cioè è legale, quindi può essere strumentale. Poi può essere un sistema per bypassare il meccanismo delle esecuzioni immobiliari. Perché il creditore dice ma perché devo io
mettere in moto tutta la procedura dell'esecuzione, che ha un costo che è molto lunga, fuori stanza, direttamente là, e tanto sto qui a aspettare. Esatto, quindi questo potrebbe essere usato anche strumentalmente. Qui non c'è nessuna preclusione, chiaramente non ci sono gli atti in frode, come il fallimento c'è comunque. Se poi c'è un atto in frode o ci sarà forse una revocatoria, ma insomma tendenzialmente non c'è nessuna reclusione sulla meritevolezza, qui ci si va comunque. Qui naturalmente tutti i beni saranno colpiti, tutti, ad eccezione solamente di pochissimi, che sono i crediti impignorabili, sono quelli alimentari, questi diciamo sono fuori comunque, che tendenzialmente il debitore deve comunque vivere, deve mangiare, deve dormire, quindi il letto, quindi sono fuori, questo anche nel fallimento. Qui chiaramente, allora, anche qui ci sarà una specie di, anche qui, di fallimento, di liquidazione giudiziale minore, ci sarà nominato un curatore, che è qui come nel fallimento. Qui rispetto alla situazione attuale, l'esecuzione avviene entro 3 anni. Quindi anche se non è chiusa, dopo 3 anni, se ci sono le condizioni di meritevolezza, si chiude. Questo serve perché queste procedure potrebbero durare anche moltissimi anni. Purtroppo lo vediamo nei fallimenti, non certo per colpa, insomma, spesso dei curatori, ma si protraggono per molti anni. Invece qui è stato messo un limite, dopo 3 anni l'esecuzione comunque arriva. Quindi la persona sì, arriva. Ecco, che cos'è l'esdebitazione? Andiamoci velocemente. Allora, nella liberazione dei debiti comporta la inesigibilità del debitore dei crediti rimasti insoddisfatti, va bene? Questa è la definizione prevista dalla legge. Più che cancellazione è inesigibilità, qui perché questo? Allora, innanzitutto, il risultato è sempre lo stesso, perché inesigibilità vuol dire che io creditore non ho strumenti per colpirti. Per cui posso rimanere creditore, ma non rimane il credito, perché qualunque cosa succeda, comunque se saltasse qualcosa tutta questa procedura, il credito non è scomparso, ma è rimasto, per cui questo è un po' il motivo per cui c'è questo meccanismo di inesigibilità. Il risultato finale è sempre quello: il creditore non ha strumenti per poterlo azionare. Vabbè, abbiamo detto quelli che rimangono fuori, l'esdebitazione, ecco, naturalmente l'esdebitazione per tutti ci vuole una meritevolezza, quindi non ci vogliono tutta una serie di condanne penali. Ora, bancarotta fraudolenta nel sovraindebitamento non ci dovrebbe essere, perché abbiamo visto non ci sono reati fallimentari. Comunque la mancanza di tutta una serie di reati e anche aver giocato in maniera corretta, quindi aver esposto tutti i propri beni, non aver nascosto niente, aver collaborato con gli organi della procedura, quindi ci vuole comunque anche qui una meritevolezza. Allora, 5 minuti e poi dopo finito e poi si va a delle cose. Allora, l'ultima cosa, l'esdebitazione del debitore incapiente. Abbiamo visto qual era il problema. Il soggetto che aveva solo debiti e niente altro non poteva fare niente. Allora, nel codice della crisi, e ora è stato portato anche nell'attuale legge, quindi è già in vigore questo, esattamente lo stesso articolo è stato portato nella legge 3, ha detto che si può esdebitare anche chi ha solo debiti, praticamente deve essere un patrimonio, purché meritevole. Anche qui non ci deve essere i famosi atti in frode, non ci deve essere dolo o colpa grave. Quindi può fare questa domanda e il giudice praticamente toglie questi debiti con una condizione che se entro 4 anni gli arrivasse qualcosa, che so, un'eredità o magari in questo lavoro o comunque riesce ad avere qualcosa, se superiore a, se riesce a pagare il 10% dei crediti stessi, ecco, questi rientrano comunque li deve comunque pagare ai propri creditori, quindi c'è un periodo, come dire, di libertà vigilata, va bene, per questi 4 anni. Però questo non è un problema, questa è una bella, come dicevo prima, questa è una platea enorme, veramente questi fideiussori già escussi, escussione è la, quelli colpiti dalla procedura esecutiva. Ce ne sono tantissime, cioè, dal punto di vista della pratica professionale vediamo la fideiussori e poi i famosi soggetti verso il fisco hanno cartelle di tutti i tipi, ora ci sono vari condoni, però insomma, tendenzialmente
così ne vediamo veramente tanti. Quindi tutti questi soggetti possono adire a questa esdebitazione di diritto del debitore incapiente. Allora, io avrei finito, vi ho detto un po' in generale quali sono l'inquadramento del sovraindebitamento. Come dicevo, vedete questi siti per approfondire. Ecco, ci sono c'è qualche minuto, quindi se volete, se c'è qualche domanda, ben volentieri, Leonardo, 8 minuti, è stato precisissimo. Io ho una domanda. Prego. Volevo sapere, non ho capito, se la ristrutturazione dei debiti del consumatore vale solo per il consumatore o anche per gli altri? No, allora è solo per il consumatore. Allora, nel codice della crisi hanno voluto un po', come dire, dividere le procedure, come il concordato minore è precluso al consumatore, la ristrutturazione è solo per il consumatore, lo dice il nome stesso, ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tra l'altro, ci ritorno, è proprio molto particolare, proprio il meccanismo che non si vota, quindi è proprio tipica, quindi non solo il consumatore, quindi quelle rientrano nella definizione del consumatore, quindi persona fisica per debiti comunque non rientranti nell'eventuale attività di impresa o professionale, ok? Questo è il consumatore. Quindi, d'accordo, grazie. Ecco, sono i debiti del consumatore, è proprio nel titolo, ecco, non è previsto. Allora, devo dire, parecchi di questi principi del codice della crisi che dovrebbero entrare in vigore il 16 di maggio del 2022, sono stati recepiti a fine anno scorso nella legge 3, proprio perché si era visto che questo codice della crisi veniva prorogato. Da una parte è stato giusto perché ha bisogno di affinamenti in alcune parti, effettivamente molto critici l'allerta. Però tutta una serie di principi utili, soprattutto nel sovraindebitamento, sarebbe stato opportuno che entrassero in vigore il prima possibile. E allora sono stati in qualche modo estratti e innescate un lavoro non facile, però devo dire con dei buoni risultati nella legge 3. Quindi ora parecchi di questi principi sono già in vigore. L'unica forse grande differenza è l'esdebitazione che, mentre nel codice della crisi riguarda tutti i soggetti che ho detto, quindi anche le persone non fisiche, questa è una differenza grossa rispetto all'attuale legge fallimentare che prevede solo le persone fisiche, invece permane sempre nell'attuale legge solo le persone fisiche, per cui è venuto fuori il problema che sto analizzando in questi giorni di una startup innovativa che non riesce a fare la proposta perché ha proprio, e poi anche se ce la fa la maggior parte dei creditori sono molto arrabbiati, gli voterebbero contro, alla liquidazione del patrimonio, quindi la quella residuale abbiamo visto, però non c'è l'esdebitazione e quindi, come dire, perde quello che è il requisito principale, perché il sovraindebitamento qual è lo scopo principale? L'esdebitazione. Serve per l'esdebitazione, ricordate, questo è il principio, cioè serve per liberare dal debito. E se non c'è, vedete, si apre un campo molto aperto, che succede? Perché poi finisce e voi vi ritrovate, però è con zero patrimonio, però con tutti i debiti, quindi io non so che succede. E poi soprattutto che può succedere, ecco, è una cosa un po' strana, ho detto, poi che rimane questa società con soli debiti, senza attivo, e qui si apre tutta una serie di discussioni, è possibile cancellarla, vabbè, quindi andiamo... No, quella è solo volontaria. Quella è solo volontaria perché comunque ci vuole meritevolezza. Allora, l'unica coattiva è quella, è la liquidazione controllata, cioè il fallimento, diciamo, del privato. Che anche qui stanno cercando di metterci dei paletti, tipo hanno alzato l'importo minimo del credito. Sì, sì, hanno alzato. Attualmente mi sembra. Crediti devono essere allora, bella domanda. Allora,
Tendenzialmente allora ci vuole il patrocinio legale perché solamente l'imprenditore è in proprio, lo chiede e lo può fare liberamente, quindi ci vuole il patrocinio, quindi un costo c'è, pur minimo, perché poi alla fine può essere abbastanza semplice confezionare la domanda. All'inizio non c'era un limite, ora l'hanno messo, mi sembra, su 20.000 euro, quindi hanno alzato un po' l'asticella, quindi cercando di precludere il picco. Iniziative strumentali a ottenere magari vantaggio Piccolo creditore, cioè se è un creditore di qualche centinaio di euro, gli è precluso ora. Però anche questo, insomma, fa molto discutere perché effettivamente con una platea così ampia, ma soprattutto può essere, ripeto, considerato un'alternativa all'esecuzione immobiliare. Quindi va visto un po' che succederà. Ora per ora chiaramente non è in vigore, ora attenderemo il 16 maggio del 2022. compensi del curatore nella liquidazione controllata, quindi sono parametrati in qualche misura quelli del curatore di una liquidazione giudiziale o oggi in fallimento, oppure hanno un regime diverso? Allora, sono parametrati, c'è un decreto ministeriale che praticamente è stato emanato per la legge 3, ma che vale, poi richiamato anche nel codice della crisi, che ha stabilito appunto dei meccanismi. Tendenzialmente è simile a quello del curatore, però con un meccanismo di demoltiplicazione, che purtroppo hanno previsto, ma è una considerazione secondo me non del tutto ragionata, che essendo tendenzialmente delle procedure minori, l'impegno è minore, quindi il compenso è minore, il che non vuol dire assolutamente, perché c'era un collega, ci parlava qualche giorno fa, diceva: Alessandro, sono stanchissimo, guarda, dice, ho presentato un concordato e un accordo, un concordato minore. Ma mi ha detto è in quello minore che ha lavorato di più, che ci ha trovato più difficoltà, per cui non. Dipende dalle dimensioni della massa debitoria, no? Evidentemente, dipende Esatto. dal soggetto, come la dicevo. Purtroppo qui si continua a ragionare se il soggetto è un consumatore, allora fa una buca piccola. Non è detto, se il soggetto è un professionista, allora non può aver generato un allarme sociale tale da mettere in campo forze straordinarie per la gestione. A chi l'ha detto? Ci potrebbe benissimo essere un imprenditore commerciale sopra soglia o che non si è difeso sulle soglie, perché vi ricordate la lezione? Anche il contumace, imprenditore teoricamente minore, finisce ancora oggi con un errore, finisce ancora oggi il fallimento ormai in liquidazione giudiziale, se resta contumace. Quindi la sua esposizione debitoria potrebbe benissimo essere una frazione dell'esposizione debitoria che può essere necessario gestire attraverso. Purtroppo l'ordinamento si basa ancora sotto il profilo soggettivo per individuare la procedura regolatrice della crisi e non sotto il profilo invece oggettivo delle dimensioni dell'indebitamento da gestire. Andrebbe cambiato completamente la prospettiva, perché Certo. anche che poi si riflette anche sui compensi degli ausiliari, dei giudici che devono gestire. Perché non ha nessun senso che se tu gestisci un'esposizione debitoria da 10 milioni di euro, chiunque abbia fatto esplodere quella bomba è differente perché tu stai gestendo un problema che impatta sull'organizzazione civile da 10 milioni di euro. Ed è tutto indifferente se si sia fatto saltare in aria un soggetto con la gonna, con i pantaloni o con un altro tipo di vestito. Questo è un retaggio storico errato, evidentemente errato, su cui nessuno mette mano, e si continua a ragionare, l'abbiamo visto anche oggi, su base soggettiva. Se è un consumatore, puoi finire in quella procedura. Se è un imprenditore non minore, allora tu sei liquidabile giudizialmente. Se è un imprenditore agricolo, non mi interessano più le tue dimensioni, stai sempre dentro la disciplina soggettiva. Comunque io non posso far altro che ringraziare ancora una volta Alessandro di averci intrattenuto, sperando che non mi negherà mai in futuro la sua disponibilità. Ma E noi ci rivediamo, direi, domani alle 8:40 e facciamo una lezione che sarà un po' sui profili strutturali della liquidazione giudiziaria e un po' ora vediamo da che cosa parto invece sui concetti di crisi. Grazie.
scommessa. Io direi che domani o dopodomani completiamo queste due fasi e poi dalla prossima settimana ci dedicheremo invece alle procedure di prevenzione. Bene, grazie, buona giornata a tutti voi. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.